inondati, smottamenti, strade allagate, sottopassi chiusi. Il maltempo nelle Marche ha provocato danni e disagi. Prolungata fino a domani l'allerta arancione, le scuole rimarranno chiuse. Qua la gente è tutta arrabbiata. C'è chi ha buttato macchine, moto, mobili. Buttiamo una macchina ogni volta che fa l'alluvione. Fermato il ladro seriale, è diventato l'incubo delle aziende pesaresi, portato in carcere il 24enne che per sfuggire alla polizia si lanciò nel fiume. Giorgio Gragnola ha confermato all'unanimità, presidente della Fondazione Carifano, siamo una grande squadra, ha detto che ora dovrà ambire a risultati sempre più ambiziosi. L'Adriatic Green Trail, l'Almo Juventus Fano e il Drone Racing, il fenomeno delle gare di droni. Questa sera su Fano TV torna Sportissimo, il focus settimanale sullo sport del nostro territorio. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano il maltempo che si è abbattuto sulle Marche e in particolare, come da previsioni, nel centro-nord della regione. L'allerta meteo è stata prorogata fino a domani e le scuole rimarranno chiuse a Senigallia e in quasi tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino. Vi consigliamo però di controllare poi i vari siti istituzionali. Ma ora partiamo dal servizio riepilogativo con le immagini realizzate dalle nostre troupe e dai nostri reporter di strada. Il maltempo continua a flagellare l'Italia e anche nelle Marche, ha provocato danni e disagio alla circolazione. A pochi giorni dalla grandine che ha bombardato a macchia diversi comuni, oggi le forti precipitazioni hanno aumentato la portata dei corsi d'acqua e messo in allerta cittadini e istituzioni. Sono state decine le strade provinciali e comunali chiuse per frane e allagamenti, così come i sottopassi resi inagibili. Diversi alberi sono caduti in strada e i sindaci hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e a prestare la massima attenzione. Osservato speciale il fiume Misa a Senigallia, tanto che il primo cittadino ha ordinato a tutti di salire ai piani alti e di chiudere i negozi del centro storico poi riaperti a metà pomeriggio. La raccolta porta a porta è stata sospesa e sono stati chiusi numerosi sottopassi, compresi quelli per accedere al lungomare. Strade come corsi d'acqua nei quartieri di Cesanella, Vallone, Borgo Bicchia e Saline. Il fosso Sant'Angelo è tracimato in via Rovereto ed è stato evacuato il vicino centro commerciale. Sempre monitorato anche il livello dei fiumi Nevola e Cesano, le scuole rimarranno chiuse anche domani. Siamo qua a Senigallia, com'è la situazione? Qui la situazione è tre volte in un anno che siamo messi così, perciò non è, questa è stata la peggiore. Qui da me acqua non è entrata, però dal vicinato sì. Siamo un po' stanchi sinceramente. Abbiamo raccolto anche le firme, un anno abbiamo fatto, ma non abbiamo visto niente di concreto. Perché il problema è solo di un fosso qui che si chiama Fosso del Trocco, che è piccolino, però poi dopo quando deve passare sotto la nazionale ci si ferma tutta questa roba del fosso e l'acqua viene fuori e viene tutta qua su. Stranamente pende verso il Cesano, perché sotto c'è quasi niente. Poi sono andato al fosso, è venuta fuori l'acqua sulla strada, adesso fortunatamente si è ritirata. Per fortuna noi qua a casa non ha fatto nulla di che, però diciamo ecco, ogni volta è sempre la stessa storia. Numerosi allagamenti si sono verificati anche a Marotta. Il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha annunciato che anche domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Via Perticari, Marotta di Mondolfo. Tutte le volte che piove siamo messi così. Un mare d'acqua, un mare. Anche a Fano si sono verificati allagamenti in diverse zone del territorio comunale. A fare il punto questa mattina è stato il sindaco di Fano in collegamento con i nostri studi. La situazione è molto critica, le situazioni sono avverse, sia date dal vento che arriva dal mare, la pioggia copiosa che continua a scendere. Abbiamo diverse zone molto, dove sono situazioni molto critiche. A sud di Metauriglia sono esondati Rio Crinaccio e Rio Marsigliano, quindi la situazione con la statale lo stesso con allagata, problematiche nel quartiere di Ponte Sasso. Poi abbiamo la situazione critica anche
verso Ponte Murello, nella zona della Flaminia. E abbiamo dovuto chiudere per sicurezza, perché cadevano degli alberi, la zona del Sassonia, via Dante Alighieri, via Pisacani. Insomma, le situazioni critiche sono un po' in tutta la città. Rocco San Baccio è stata una piccola frana che ha creato dei disagi. Insomma, abbiamo fatto bene ad allertare da ieri e siamo tutti operativi, anche i mezzi dove possono intervenire per sbloccare delle situazioni che possono peggiorare la situazione, siamo tutti nella massima operatività. Qui a fianco a me c'è la Protezione Civile, che lo stesso è presente, sta monitorando tutti i corsi d'acqua, l'Arzilla lo stiamo monitorando. E quindi stiamo tenendo tutto sotto controllo, però ovviamente la preoccupazione e l'allerta è massima, perché nelle prossime ore continuerà a piovere e quindi l'allerta rimane alta. Sono state centinaia le segnalazioni arrivate alla nostra redazione dei tanti telespettatori che ci hanno inviato foto e video da ogni parte della provincia di Pesaro Urbino e non solo. Troppo forte, ma un poco, un po'. E qui direi che il fiume di Fermignano proprio qua si sta scatenando di brutto. Questi video invece si riferiscono a Fenile di Fano, dove acqua e fango hanno invaso via del Mulino e parte della strada provinciale 45. Il sottopasso del Lido invece si è nuovamente allagato, così come quelli di Rosciano e dell'Arzilla. Disagi anche a Ponte Sasso, dove alcuni residenti si sono messi a lavoro per ripulire strade e abitazioni. È un disastro la situazione, perché il caro sindaco di Fano promette i lavori e non fa niente, fa tutto per Fano. Ascoltiamo TV Fano e parla solo di Fano. La sua casa si è allagata? Sì, sì. Più o meno quanta acqua è entrata? Io abito al piano di sopra, ma mi è arrivata al terzo scalino lì. Al terzo scalino mi è arrivata. Quindi tutto il seminterrato allagato? Tutto allagato. Non è la prima volta, ovviamente, siete abituati ormai. Siamo abituati, ma però anche la provincia promettono il risarcimento danni e non danno niente, perché dicono che non c'hanno soldi. E allora perché non fanno i lavori? Anche i canali qua. Perché l'ANAS non viene e li pulisce come si deve? Quello. Qua la gente è tutta arrabbiata. C'è chi ha buttato macchine, moto, mobili, disastrato le case, tutto quanto. Perché pensa solo per Fano? Le macchine riusciamo a salvarle perché grazie a questa casa qua, che è più alto, riusciamo a portarle là. Altrimenti buttiamo una macchina ogni volta che fa l'alluvione. Non è andata meglio ad alcuni residenti di Cucurano. Qui è successo che il canale principale si è otturato, pur parecchio abbondante delle piogge che ha fatto, ha travasato. È venuto lungo la ferrovia, è uscita dalla ferrovia, è venuto nella strada e nelle case. Che cosa pensa sia necessario fare? Io prima di tutto penserei per il canale lassù che non travasasse. E poi qui c'è una fogna molto molto ma molto piccola e vecchia. Questo un pezzettino da qui dalla parte bassa la potrebbero anche fare un po' più grossa, che ricevesse un po' di più. Hanno messo altri due giorni di pioggia intensa. Esatto. Noi abbiamo molto ma molta paura. Non so, abbiamo chiamato anche se ci portavano dei sacchi di sabbia, non rispondono nemmeno. È il signor sindaco che prende provvedimenti di queste cose. A mezzogiorno, quando sono tornata dal lavoro, praticamente qui non c'era più una strada. Era tutta acqua già che veniva da in fondo alla via e dal fiumiciattolo che c'è là più verso Falcineto. Praticamente quel fiume ha straripato e ha allagato tutto, dalle parti della chiesa fino da noi. Il problema è che da noi, avendo i garage sotto, l'acqua è entrata, quindi 10 cm d'acqua dentro i garage, e abbiamo fatto fatica perché le fogne comunque erano otturate, siamo riusciti ad aprirle per fortuna, infatti questa ancora sta tirando, sta facendo il suo lavoro, però ecco, qui bisogna fare qualcosa a monte, perché tutte le volte che piove, tutte le volte che succede un evento straordinario, per carità, non è colpa di nessuno, però quel fiume là straborda, quindi bisogna fare assolutamente qualcosa, perché qui non è la prima volta che ci allaghiamo.
non so di chi è la competenza, ma qualcuno si dia da fare per risolvere il problema, a monte ovviamente. È stato incessante oggi il lavoro dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, di ANAS, della protezione civile, di tutto il personale tecnico e operativo della provincia e dei vari comuni. I COC sono rimasti attivi e in costante contatto con le prefetture. Situazione critica anche a Pesaro, vediamo il servizio che è stato curato da Marco Lonigro. Emergenza totale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito nella giornata odierna l'intera provincia di Pesaro Urbino. La pioggia intensa caduta sulla città sin dalle prime ore del mattino ha causato diversi disagi, strade allagate piene di fango nelle frazioni di Villa Ceccolini, Villa Fastigi e Borgo Santa Maria. Paura anche nei pressi del centro di Pesaro, dove sono stati chiusi al traffico diversi sottopassi. Allagamenti anche nella zona industriale, alle porte di Pesaro, con il piazzale della Scavolini completamente ricoperto d'acqua. C'ho la macchina, mi è entrato l'acqua tutto dentro la macchina. Sto affogando. Di nuovo sott'acqua anche il locale atipico da Ciavarini. Esonda il torrente Genica a Pesaro, causando allagamenti e disagi in via Madonna di Loreto, così come a Celletta e Muraglia. Madonna, un altro! Stanno partendo gommoni. Mamma mia. Genica così, lei l'aveva mai visto? No, mai. Da quanti anni è che sta a Pesaro? Ah beh, un pezzo da bambino, diciamo, tutti di acqua. Uno spettacolo unico, non si era mai visto? No, no, una cosa così. Queste proporzioni è inedito. Sì. Vare a Loreto, okay. Ho la macchina là, però non so dove devo passare, volo? Perché sono tutti allagati. Adesso vado a vedere di qua se si passa, anzi mi affretto perché non vorrei che crescesse sempre di più. Situazione così l'avevi mai vista a Pesaro? No, assolutamente, qualcosa di completamente di sconvolgente. Che cosa è successo? Credo che si è esondato il Genica e quindi l'acqua si è defluita fino nel... Non lo so se magari non scolano i sottopassi. Ci saranno degli errori progettuali di base? Mi chiedo, è una domanda, non è che l'altro sottopassaggio funzioni, questo no. Diverse le segnalazioni e richieste di intervento, giornata particolarmente attiva per gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che prontamente hanno risposto a tutte le richieste di soccorso. Quali e quanti sono stati gli interventi odierni? Noi ne abbiamo fatti una decina, ma sono ovviamente molto di più. Quelli che abbiamo fatto noi sono quelli di traccio alla viabilità, scatinati allagati, queste cose che abbiamo fatto insomma. La zona più critica a Pesaro? La zona più critica è la periferia, il centro perlomeno è andato bene, molte telefonate non abbiamo avuto, invece da Trebbiantico, Candelara, Novilara, Ginestreto, Roncaglia, quella è stata molto interessata da queste da forti piogge. Aggiornamento delle ore 15 dei Vigili del Fuoco e l'effettuazione di circa 110 interventi nelle Marche a causa del maltempo, 50 sono quelli effettuati nella provincia di Pesaro Urbino, 46 nell'Anconetano e 13 nel Maceratese. Non si segnalano persone coinvolte, ma in alcuni casi nella nostra provincia sono state evacuate delle persone dalle loro case per precauzione, hanno fatto sapere i pompieri. L'onda di piena che si aspettava a Senigallia è passata senza causare danni a persone o cose. Poi in serata arriverà sicuramente un altro aggiornamento da parte di Vigili del Fuoco. Andiamo avanti perché nel tardo pomeriggio nella sala operativa integrata di Pesaro si è svolta una riunione per fare il punto sull'emergenza maltempo che ha colpito la provincia. Sentiamo le dichiarazioni rilasciate al termine dell'incontro dal prefetto Emanuela Saveria Greco e dall'assessore del comune di Pesaro Enzo Belloni. Monitoriamo con molta attenzione il Foglia e anche le dighe. È prevista per domani mattina una nuova perturbazione, forse meno forte rispetto a quella di stamattina, ma comunque da tenere sotto osservazione, per cui i sindaci, diciamo, sono invitati, ma lo stanno già facendo autonomamente, a chiudere anche le scuole per domani mattina. E il CCS si riunirà di nuovo domani alle 9, insomma stiamo monitorando la situazione con tutte diciamo, gli organi e le strutture che sono proprio destinate a questo tipo di attività, quindi abbiamo i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Provincia, è stato presente anche l'onorevole Baldelli della Regione, insomma siamo tutte le forze dell'ordine, siamo tutti insieme al tavolo per monitorare e cercare di contenere al massimo gli effetti di questa brutta perturbazione.
un ringraziamento anche a tutti gli operatori che sono intervenuti questa mattina, questo pomeriggio, per risolvere i problemi. Assolutamente sì, anche perché diciamo sono intervenuti veramente in numero massiccio da parte di tutti, i vigili del fuoco, la polizia stradale, la provincia, i volontari, e quindi non posso che ringraziare tutti quanti, ma poi devo sottolineare questa sinergia che c'è tra le istituzioni, che si è creata e devo dire che è confermata in ogni momento, anche nei momenti di crisi. A livello provinciale quali sono state le aree più colpite? Ovviamente le aree vicino al confine con Rimini, quindi Gabicce, quei comuni lì, ma anche i comuni diciamo di... della zona di Cantiano, che purtroppo già sappiamo peraltro essere comuni un po' critici sotto questo aspetto, quindi ecco, queste sono state le zone più colpite, Sasso Corvaro anche, insomma ci sono stati diversi comuni che hanno avuto, Gradara, insomma, ci sono stati un po' di comuni anche con qualche famiglia che magari si è spostata per evitare l'alluvione diciamo, nelle, sì. Poi ci sono stati dei garage, dei sottopassi allagati, insomma, questo sì. Però nessuno sfollato? No, qualcuno allontanato, proprio evacuato, con provvedimento no, però consigliato diciamo a lasciare l'abitazione, qualcuno c'è stato. Poi c'è stato anche qualche intervento interessante dei vigili del fuoco, magari potete poi chiedere direttamente a loro. Il rischio era concreto e anche ieri pomeriggio, quando c'è stato il tavolo con Protezione Civile Regionale e che ci hanno insomma dato come indicazione quella che era preferibile chiudere le scuole, ci siamo adeguati subito e abbiamo capito che poteva essere una giornata non molto felice, e così è stato insomma. E la pioggia ha prodotto danni importanti, sottopassi allagati, problemi di viabilità, soprattutto abbiamo iniziato insomma con la zona di Villa Fastigi, Villa Ceccolini, l'area industriale che ha coinvolto anche dei danni anche l'azienda Scavolini e tutta la zona di Pontevalle e a ridosso dell'Edimar, per poi Muraglia, quartiere di Loreto e tutti i sottopassi chiusi, e ci stiamo attivando per riaprirli. Abbiamo riaperto anche strada Montefeltro, adesso continua il lavoro incessante di tutto il centro operativo comunale, sono tutti allertati in doppio turno, e la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, Marche Multi Servizi, ASPES, abbiamo invitato i cittadini a rimanere a casa in caso di pioggia per evitare il congestionarsi del traffico e magari rimanere bloccati. È stata una vera e propria bomba d'acqua in qualche modo, che ha condizionato anche un intervento immediato. Insomma, noi ci stiamo lavorando, ma andare con le pompe a svuotare l'acqua mentre piove diventa un'operazione che è difficile da portare avanti. Infatti siamo stati un attimino buoni. Oggi nel pomeriggio le squadre invece sono tutte uscite, quindi abbiamo 4 squadre della Protezione Civile con le pompe che stanno, abbiamo messo in fila diciamo quelle che sono state le richieste e gli interventi. Abbiamo lasciato un attimo indietro le strade in frana per dare la priorità ai sottopassi. Una volta finiti i sottopassi ripartiremo già da stasera con la pulizia delle strade, la riapertura di quelle 3 o 4 strade che sono attualmente chiuse dalla frana. Aspettiamo di capire che cosa succederà stanotte e domani, anche se le prime indicazioni non sono molto ottimistiche. Ci danno pioggia per stanotte e una pioggia consistente per domani mattina, quindi fino a mezzogiorno dobbiamo stare con le orecchie diritte, avere tutti gli uomini a disposizione. E abbiamo anche la consapevolezza che riusciremo a fare molto, ma non riusciremo sicuramente a fare tutto. E quindi, ripeto, metteremo in fila gli interventi a seconda delle priorità. I vigili del fuoco si stanno facendo non in 4 ma in 8, sono impegnati su 50 fronti e anche loro sono tempestati di telefonate. Ci auguriamo poi che finisca, che arrivi presto Natale, perché qui ormai sembra di essere a novembre e si incomincia ad andare al mare. E il sindaco Matteo Ricci sui social ha annunciato che verrà chiesto lo stato di emergenza visti gli ingenti danni arrecati al patrimonio pubblico e privato. Adesso ci spostiamo al COC di Fano, il centro operativo comunale, dove sono in collegamento il sindaco di Fano Massimo Sera e il vice sindaco Cristian Fanesi. Buonasera. Buonasera. Fanesi, quali sono gli ultimi aggiornamenti e qual è la zona che rimane più critica? Allora, al momento per fortuna non piove, ma
Nella giornata di oggi ci sono state situazioni molto serie e importanti. Inizierei dalla viabilità. Abbiamo reso velocemente disponibile il sottopasso del Lido e successivamente anche i sottopassi di Vallato e di via 4 Novembre che erano stati allagati dalle ingenti piogge di questa mattina. E un'altra situazione preoccupante anche in città è il fatto che sono caduti degli alberi dovuto al grande evento di questa mattina, sempre lungo viale Dante Alighieri, che sono stati subito, la cui viabilità è stata subito ripristinata dai tecnici del comune e delle ditte che abbiamo incaricato. La situazione più critica, devo dire, che è in zone di campagna dove ci sono state piccole frane, smottamenti, nelle zone appunto di campagna, in particolare nella zona di Rocco San Baccio siamo intervenuti diciamo in maniera pesante per liberare la viabilità che aveva bloccato l'accesso e l'uscita alla zona di Rocco San Baccio. Quindi sono stati interventi molto importanti, da non trascurare sicuramente il fatto che, stante le piogge questa mattina soprattutto, sono esondati alcuni fossi della città, anzi molti fossi. In particolare i danni più ingenti si sono riscontrati a sud del Metauro, dove il rio, nella zona di Ponte Sasso e di Torrette, dove sia il rio Crenaccio che il rio Marsigliano sono esondati, dando dei problemi sicuramente alla viabilità, ma anche purtroppo ad alcune abitazioni che hanno avuto i garage e le cantine allagate. Per fare e per intervenire tempestivamente il Comune di Fano ha attivato le quattro ditte che sono sempre disponibili e ancora stanno lavorando in questi minuti, e i volontari di protezione civile. In particolare nella zona di Fano Sud la protezione civile Cibiclub Mattei è intervenuto con le idrovore per liberare i garage e le cantine che appunto sono andate allagate. Per quanto riguarda il resto, devo segnalare che ci sono stati dei danni alla foce del torrente Arzilla, che è un torrente monitorato di continuo dai volontari, dai tecnici del Comune di Fano. Ci sono stati piccoli danni, per cui abbiamo chiuso in maniera precauzionale il ponticello che collega Lido con Arzilla e siamo, diciamo, la forza delle acque alla foce e anche del mare che si opponeva al deflusso normale e naturale delle acque ha purtroppo danneggiato il cantiere che la Regione Marche aveva in corso in quella zona, e portando via le impalcature che erano state messe per fare una manutenzione straordinaria appunto al torrente, al ponte dell'RFI. Per quanto riguarda tutto quanto, abbiamo avuto circa 100 segnalazioni, noi come COC, in più ci sono le segnalazioni che sono arrivate direttamente ai Vigili del Fuoco. Intanto facciamo dell'ordine. Rivedere anche il numero quindi di telefono. Un grandissimo lavoro che ancora va avanti. Sì, vorrei ricordare, perché ovviamente il COC è stato aperto tutta oggi, sarà aperto nella nottata, dove ci si aspetta insomma qualche possibile precipitazione, e anche nella giornata di domani fino a fine emergenza. Il numero del COC è 0721 1626 682, ripeto 0721 1626 682, che è un numero sempre disponibile, al quale risponde sempre un volontario della Protezione Civile che gira le segnalazioni all'ufficio tecnico, e quindi è un numero, come dire, utile da chiamare direttamente senza fare confusione per avere un intervento celere. Ecco, gli interventi poi sono stati tantissimi, avevo detto 100 segnalazioni, sì. Alcuni problemi si sono riscontrati in via Tiglio Regolo, nella zona di Cucurano, ma anche nella zona di Carrara, dove ovviamente siamo intervenuti e dove i fossi sono esondati e sono rientrati naturalmente dopo un po' di tempo. Questa è la situazione. Ecco, volevo chiederle, sa che noi dobbiamo dare voce ai cittadini e qualcuno si è lamentato per una mancata pulizia di tombini caditoie, ma in particolare c'è chi ha sottolineato il mancato funzionamento della vasca di raccolta delle acque piovane che è stata costruita in Piazzale Amendola. Che cosa possiamo rispondere a questi cittadini? Velocemente. Sì, velocemente. Questa mattina la Piazzale Amendola, le pompe funzionavano in tempi molto rapidi, hanno assorbito tutta l'acqua e l'enorme quantità di acqua si era accumulata. C'è stato un disguido per un po' di tempo,
però l'impianto funziona e scaricava regolarmente l'acqua al porto. Anche per questo, e per fortuna, o comunque per questa possibilità, non ci sono stati grossi problemi alle case che sono lì attorno, che in genere vengono allagate. Quindi ci è voluto un po' di tempo perché l'acqua è stata tantissima, ma le pompe hanno funzionato regolarmente. Sindaco Seri, dunque anche domani le scuole a Fano saranno chiuse, scuole di ogni ordine e grado. Che cosa succederà nelle prossime ore? Diciamo, il COC rimarrà in allerta quantomeno. Sì, qui voglio dare anche alcuni suggerimenti perché la situazione ovviamente è seria. Nel pomeriggio, con la cessazione delle piogge, la situazione è rientrata. Però ovviamente la parte più critica sono quelle dei corsi d'acqua, quelli principali. Non sono rientrati alla normalità come devono essere di solito. Possiamo dire questo, che l'allerta rimane a pieno regime, il COC rimane aperto, abbiamo già fatto i turni, ognuno ha i suoi compiti, però vogliamo dire questo, noi monitoriamo costantemente i corsi d'acqua, Metauro e Arzilla. Per quello che riguarda il torrente Arzilla, che è più delicato perché come sapete il torrente cresce più in fretta, alcuni accorgimenti, ovviamente senza trasmettere panico, però a mezzanotte riprenderanno le precipitazioni, quindi noi monitoreremo costantemente tutta la zona più sensibile dell'Arzilla e alcune raccomandazioni. Intanto questa notte di non andare in giro, ovviamente di notte si rimane anche a casa, però onde evitare di creare anche ostacoli nelle problemi, fasi più critiche, certo. Di non tenere le auto dove possono essere di ostacolo, poi magari se si crea una situazione di esondazione non occorre per metterle in pericolo, in salvo, magari mettendo a rischio anche le proprie vite. Quindi raccomandiamo attenzione, quelle piccole attenzioni, la gente deve essere tranquilla perché, ripeto, noi siamo sul pezzo con la Protezione Civile, la Polizia Municipale. Nell'evenienza che dovesse peggiorare la situazione, crescere, partiranno immediatamente anche gli avvertimenti con le sirene, con il richiamo anche ai cittadini. Quindi se ci troviamo in questa situazione, la prima raccomandazione è quella di andare nelle piani più alti e poi nell'eventualità più grave quella di evacuare. Ma noi in via precauzionale, lo dico ovviamente, meglio certo. Essere più prudenti che certo. Andare incontro a quelle che sono le emergenze. Su questo siamo molto attenti, come abbiamo sempre fatto in passato, quindi ai cittadini una raccomandazione di tranquillità che stiamo monitorando e lo faremo tutta la notte. E nel momento in cui ci sia una situazione di peggioramento, noi allerteremo con tutti gli strumenti che abbiamo, quindi invitiamo a fare attenzione per coloro che vivono nelle zone più sensibili. Questo, ecco, grazie. Mi raccomando, non so banalità, non vogliamo trasmettere panico, però vogliamo trasmettere attenzione e collaborazione. Raccomandazioni fondamentali, ci aggiorniamo poi nella giornata di domani. Grazie ancora Sindaco di Fano Massimo Seri e al suo vice Cristian Fanesi. Come dicevamo, la sala operativa della Regione Marche ha prolungato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 17 maggio, l'allerta arancione sulle zone di allertamento 1, 2, 3, 4 e di livello giallo sulle zone 5 e 6 per criticità idraulica e idrogeologica. L'avviso di condizioni meteo avverse prevede precipitazioni diffuse continue con medie areali moderate, si parla di 20-60 mm, e picchi locali elevati fino a 100 mm. Ma per saperne di più siamo in collegamento con l'esperto Francesco Cangiotti di geometeo.it. Buonasera Francesco. Sì, buonasera. Che cosa ci aspetta nelle prossime ore e quando potremo vedere un miglioramento? Ma diciamo che le prossime ore, soprattutto la mattinata di domani, vedrà una ripresa delle precipitazioni che nel pomeriggio odierno si sono in parte attenuate, soprattutto sul settore nord della regione, però diciamo che questi fenomeni, questi nuclei in risalita dall'Adriatico, da sud, tenderanno ad interessare nuovamente il nostro territorio e quindi la giornata di domani sarà caratterizzata da piogge diffuse, in particolare inizialmente più sui settori interni e centro-settentrionali e poi via via i fenomeni tenderanno a rimanere più confinati sulle aree centro-meridionali della regione. Sicuramente le precipitazioni non saranno intense come quelle di oggi, ma comunque potranno risultare localmente anche di moderata intensità.
I venti tenderanno via via un po' ad attenuarsi, quindi con essi anche il moto ondoso, e questo faciliterà sicuramente un po' il defluire delle piogge dalle foci dei fiumi verso il mare aperto. Poi nella giornata di giovedì e venerdì avremo due giornate con tempo un po' più stabile, però già dalla giornata di sabato e anche per la giornata di domenica tornerà un nuovo impulso d'aria fresca, e quindi si riaccenderà nuovamente l'instabilità che ci terrà compagnia un po' per tutto il fine settimana. Ecco, ma siamo già a metà maggio, la bella stagione è ancora lontana? Beh, diciamo che per avere condizioni di meteo stabile e più duraturo dovremo attendere probabilmente i primi giorni di giugno, perché fino a fine mese questa ferita che si è creata nel bacino del Mediterraneo lascerà spazio appunto a, ancora all'ingresso di nuovi impulsi stabili che appunto a fasi alterne manterranno un clima decisamente variabile, con temperature che continueranno a mantenersi leggermente al di sotto della media. Grazie per questo collegamento, grazie ancora Francesco Cangiotti di geometeo.it. Noi andiamo avanti con la cronaca. La polizia ha arrestato un macedone di 24 anni, autore di numerosi furti commessi nel comune di Pesaro. Tempo fa si era addirittura lanciato nel fiume per sottrarsi alle forze dell'ordine. Filippo Pucci. Era diventato l'incubo delle attività commerciali e produttive di Pesaro. Si introduceva di notte da una finestra o dalla porta e mirava al fondo cassa o ai soldi dei distributori automatici, ma rubava anche bici, monopattini e ogni cosa che avesse un valore economico. Negli ultimi 15 giorni le telecamere di 4 attività imprenditoriali lo avevano ripreso mentre faceva razzia di soldi. In una di queste era riuscito a impossessarsi di circa 5.000 euro ben nascosti nell'ufficio della titolare. Già noto alle forze dell'ordine, approfittando della sua agilità e della sua velocità, era riuscito a sfuggire più volte ai controlli della polizia, arrivando a lanciarsi nel fiume pur di sottrarsi agli agenti. Era ricercato da tutti gli uomini della squadra volanti di Pesaro e la sua fuga è terminata venerdì 12 maggio, quando uno degli agenti in servizio all'ufficio prevenzione generale della questura, che lo conosceva bene, libero dal servizio, lo ha individuato nella periferia della zona industriale. Approfittando della pioggia, si è messo al suo seguito chiedendo il rinforzo di una pattuglia che nel giro di pochi minuti lo ha raggiunto e si è appostata per bloccarlo. Questa volta per l'uomo, un macedone di 24 anni con una lunga sfilza di precedenti, non c'è stato scampo. Bloccato e immobilizzato, è stato condotto negli uffici della questura dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti. Per gli investigatori è coinvolto in almeno 6 furti, tra cui quello dove era riuscito ad impossessarsi dei 5.000 euro all'interno di una ditta che produce bare e accessori in legno. Proprio nascosti in un'urna cineraria, il macedone aveva scovato il ricco bottino. Per lui sono scattate le manette ed è stato accompagnato nel carcere di Villa Fastigi. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, condividendo l'operato dei poliziotti, ha convalidato il fermo e disposto per il 24enne la custodia in carcere. Intanto proseguono le indagini per individuare altri reati commessi dall'uomo, la cui posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura, che sta predisponendo la sua espulsione dall'Italia. Sarà il processo a stabilire di quali e quanti reati è responsabile sospettato, che secondo il sistema giudiziario italiano è innocente fino all'emissione della sentenza definitiva di condanna. Giorgio Gragnola è stato riconfermato presidente della Fondazione Carifano per il quadriennio 2023-2027. Gragnola quindi rinnova il proprio impegno alla guida dell'ente di Montevecchio al termine di un primo mandato che è stato segnato da sfide impegnative come la pandemia e il completamento del centro natatorio. Il Consiglio Generale si è espresso all'unanimità a favore della conferma di Gragnola, il cui lavoro è stato apprezzato e valutato positivamente. E la Fondazione Carifano ha annunciato un intervento di restauro all'oratorio dell'Ascensione di Pergola grazie a un finanziamento di circa 50.000 euro. Tornerà a risplendere lo scrigno d'arte contenuto all'interno dell'oratorio dell'Ascensione del Palazzolo a Pergola, edificato verso la metà del XV secolo. Grazie al sostegno della Fondazione Carifano sarà possibile attuare quegli interventi necessari e non più procrastinabili di conservazione e manutenzione del bene.
L'investimento è di circa 50.000 euro e i lavori, che partiranno entro l'estate, riguarderanno la ristrutturazione del tetto, gli intonaci, l'impianto elettrico e il restauro degli affreschi. Anche Pergola è uno dei comuni del nostro territorio di riferimento e abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione di contribuire e partecipare alla ristrutturazione di un importante scrigno qui all'interno del centro storico di Pergola, che è Palazzolo, che ha degli importanti affreschi che andrebbero rimessi nella condizione di essere visitati. Non siamo rimasti insensibili all'appello che ci è arrivato dall'amministrazione, sia dal sindaco che dall'assessore, e quindi abbiamo deciso di finanziare quest'opera, che ci auguriamo possa iniziare la ristrutturazione il più breve tempo possibile. Assessore Santelli, è stata lei a lanciare questo input alla Fondazione affinché un'opera così bella come l'oratorio dell'Ascensione di Palazzolo potesse tornare a vivere di luce nuova. Assolutamente sì, perché siamo partiti proprio dal fatto che il Palazzolo è diventato luogo del cuore del FAI e abbiamo partecipato appunto al bando, non siamo riusciti a vincerlo, però questa partecipazione aveva già avuto il patrocinio della Fondazione nel presentare il bando, quindi sono ritornata alla Fondazione e ovviamente mi hanno sostenuto nell'aiuto per poter cercare di salvaguardare, quindi riportare appunto alla luce questi affreschi preziosissimi che fino al 1915 sono stati attribuiti a Raffaello, tanto era il pregio e la bellezza. Quindi abbiamo assolutamente bisogno, visto che noi come comune purtroppo non abbiamo tutte le risorse per poterlo fare, abbiamo ricevuto l'aiuto, questo finanziamento da parte della Fondazione, che ha capito il pregio e quindi la necessità di salvaguardare questi affreschi anche dalle infiltrazioni del tetto, quindi noi abbiamo proprio l'esigenza di operare un restauro sia internamente ma soprattutto anche esternamente. E come ogni martedì su Fano TV torna Sportissimo, allora sentiamo quali saranno le discipline sportive protagoniste della puntata. Il calcio ad aprire la puntata numero 17 di Sportissimo, con l'Alma che passa a Roma sul Trastevere e si guadagna la finale playoff. Avversario domenica prossima in trasferta, la Vigor Senigallia. Nostro ospite Usman Niang, centrocampista della squadra granata, insieme ad Alberto Rondina, allenatore dell'Under 19, che è impegnata nel triangolare a livello nazionale del campionato di categoria, dove ha esordito battendo il Bitonto. Poi due discipline emergenti, il gravel con l'Adriatica Green Trail, nostri ospiti gli organizzatori Matteo Broccoli e Marco Montesi, e il drone racing con il presidente del drone racing Fano Loris Penserini e il pilota Matteo Di Funzi. Dunque, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi una nuova puntata di Sportissimo condotta da Andrea Maduzzi. L'appuntamento con l'informazione torna invece domani mattina alle 7 con Massimo Foghetti, che condurrà la rassegna stampa. Noi invece continueremo ad aggiornarvi su tutti i canali social e sul nostro sito occhioallanotizia.it. 338-4968-250 il nostro numero di redazione. Sono stati veramente preziosi i vostri video, le vostre fotografie e tutte le segnalazioni che ci avete inviato in giornata. Buona serata a tutti.